Sedetevi assumendo una postura che incarni un atteggiamento vigile e dignitoso. Potete mettervi per terra, seduti su un cuscino oppure su un materassino con le gambe incrociate e possibilmente le ginocchia a contatto con il pavimento. Oppure potete utilizzare uno sgabello da meditazione, oppure potete sedervi su una sedia con lo schienale rigido ma senza appoggiarvi allo schienale possibilmente. Tenendo le piante dei piedi a contatto con il pavimento, le gambe piegate e parallele tra loro. E qualunque sia la vostra seduta, per terra oppure sulla sedia, lasciate che il bacino costituisca una base stabile per sostenere il tronco. Tenete il busto eretto ma non rigido, la testa e il collo ben bilanciati sulle spalle. Le mani unite in grembo in una posizione che vi risulti comoda e, volendo, anche tenendo il dorso della mano sinistra nel palmo della mano destra e l'estremità dei pollici in contatto tra loro. Oppure potete poggiare i palmi delle mani sulle ginocchia, sulle cosce o tenerli eventualmente rivolti verso l'alto. Se volete assestarvi un po' nella posizione, potete anche in qualche modo immaginare di avere una corda che dal centro della testa vi tira verso il soffitto in maniera tale da allineare la spina dorsale, la testa, il collo. E poi, una volta che vi siete assestati in questa posizione, potete lasciare andare questa corda e fare in modo che anche la vostra postura, benché eretta, appunto non sia rigida. E quando siete pronti, chiudete delicatamente gli occhi e portate la vostra attenzione intenzionalmente sulle sensazioni di contatto del vostro corpo con le superfici di appoggio, il contatto delle piante dei piedi o delle ginocchia con il pavimento, il contatto del corpo con la superficie su cui siete seduti. Prestate attenzione alle sensazioni che vi procura il contatto dei vostri abiti con la vostra pelle. E alle sensazioni che vi procura l'aria mentre delicatamente vi sfiora le parti scoperte del corpo. E un po' alla volta diventate consapevoli anche del vostro respiro, di quest'aria che entra ed esce dal corpo. Osservate semplicemente il processo del respiro, il processo spontaneo del respiro, senza forzarlo. Diventate semplicemente consapevoli di ogni inspirazione, così com'è, per tutta la sua durata, e di ogni espirazione, così com'è, per tutta la sua durata. E prestate attenzione anche alle pause tra un respiro e l'altro, tra un'inspirazione ed un'espirazione. Provate a sentire il respiro nell'addome e a sentire come l'addome si dilata ogni volta che inspirate e come si rilassa ogni volta che espirate.
Provate a sentire l'aria nelle narici, l'aria che passa nelle pareti interne delle narici e le qualità che quest'aria ha e le sensazioni che vi procura quando entra, quando esce, quando carezza i bordi delle narici e anche lo spazio tra il naso e il labbro superiore. Scegliete una zona del corpo dove la sensazione del respiro è più vivida per voi, più semplice da riconoscere e osservare. E mantenete su quella zona la vostra attenzione per tutta la durata di questa pratica di osservazione del respiro. Perché è più facile osservare il respiro rimanendo focalizzati su una singola zona anziché saltellare qua e là nel corpo. Ben presto probabilmente ci accorgeremo che non è così facile mantenere l'attenzione focalizzata sul respiro. La mente tende a vagare e a portarci altrove. Se ciò dovesse accadere, non stiamo sbagliando l'esercizio. Stiamo soltanto scoprendo qualcosa di molto importante sul funzionamento della nostra mente, e cioè che la mente vaga. Appena ci accorgiamo che siamo stati trasportati altrove dai nostri pensieri, proviamo ad accorgerci di che cosa abbiamo in mente, qual è il pensiero su cui abbiamo portato l'attenzione, che contenuto ha, è nel passato, è nel futuro, è un ricordo, un progetto, una preoccupazione. Di qualunque cosa si tratti, pigliamone nota. Diamo un'etichetta a questo pensiero, possiamo anche notare eventualmente la sua carica emotiva, se è un pensiero che ci ha fatto sentire qualcosa a livello emotivo, e con molta gentilezza lasciamo andare questo pensiero, senza combatterlo, senza lottare, ma riportando semplicemente la nostra attenzione al respiro, al nuovo respiro di questo momento. C'è sempre un nuovo respiro in ogni momento a cui possiamo tornare e riprendiamo a prestare attenzione. Restiamo ancorati al respiro di questo momento, e ogni volta che ci accorgiamo che la mente vaga e ci ha portato altrove, notiamo semplicemente che cosa la occupa in questo momento e con molta gentilezza lasciamo andare il pensiero e riportiamo l'attenzione al respiro, al nuovo respiro che si offre a noi in questo momento.
E mentre questo periodo di pratica formale sta per concludersi, prepariamoci a rientrare lentamente in contatto con il tempo cronologico. Riportiamo la nostra attenzione alle sensazioni del corpo, al contatto dei nostri piedi o delle nostre ginocchia con il pavimento e alle sensazioni che questo contatto ci procura. Sentiamo anche le sensazioni che ci procura il contatto del nostro corpo con la superficie su cui siamo seduti, oppure il contatto degli abiti con la pelle. Sentiamo l'aria che carezza delicatamente le parti scoperte del nostro corpo. Portiamo l'attenzione anche sui rumori che ci sono nell'ambiente, rumori vicini, rumori lontani. E restiamo ancora un po' in contatto con le sensazioni del nostro respiro, nella zona del corpo che abbiamo prescelto per osservarlo e un po' in tutto il corpo. Stiamo in contatto con le sensazioni di tutto il corpo seduto qui a respirare. E quando sentiremo i tre suoni di campana che ci avvertono della fine di questo periodo di pratica formale. Ripromettiamoci di aprire lentamente gli occhi e di entrare in contatto anche visivo con la realtà che ci circonda, restando però ancora un pochino in contatto con le sensazioni del respiro, tenendo questo livello di intimità col nostro respiro ancora per un po', per tutto il tempo che ci riesce.